Salve a tutti e benvenuti alla selezione di articoli finanziari quotidiana del martedì. Il dollaro statunitense ha iniziato la settimana in modo incerto, mentre gli investitori hanno atteso la testimonianza del presidente della Federal Reserve Jerome Powell e hanno guardato un rapporto sull'occupazione di febbraio che probabilmente influenzerà l'aggressività della banca centrale statunitense. Le proposte britanniche di allentare le regole sul capitale per gli assicuratori aumenteranno le possibilità che una compagnia di assicurazioni fallisca del 20% in un dato anno, ha detto ai legislatori la Banca d'Inghilterra, ribadendo la sua cautela sul piano del governo. I mercati asiatici hanno goduto di buoni guadagni, nonostante i mormori secondo cui la Federal Reserve americana potrebbe allentare la sua stretta monetaria, ma le azioni di Hong Kong e Cina sono state smorzate dopo che Pechino ha annunciato il suo obiettivo di crescita economica più basso da decenni. Il prezzo di dollaro americano e yen giapponese è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. L'indicatore Williams indica un'opportunità di selling. La coppia Bitcoin-dollaro americano ha scambiato lateralmente nell'ultima sessione. Il segnale sell del MACD è in linea con l'analisi tecnica generale. L'oro è sceso dello 0,3% contro il dollaro americano nell'ultima sessione. Lo stocastico RSI indica un mercato overbought. La coppia petrolio grigio dollaro americano è salita alle stelle dell'1,3% nell'ultima sessione. Il ROC sta dando un segnale buy che coincide con la nostra analisi tecnica generale. Il bilancio commerciale dell'Australia sarà rilasciato alle 0,30. Gli ordini di fabbrica della Germania alle 7. Il Red Book Index degli Stati Uniti alle 13.55. Il conto corrente del Giappone sarà rilasciato alle 23.50, il bilancio commerciale del Giappone alle 23.50, il BRC Like for Like Retail Sales del Regno Unito alle 0.01. Ci auguriamo che abbiate apprezzato il resoconto finanziario del martedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.